No. Eccoci, buongiorno. Oggi è sabato. Ieri abbiamo finito di preparare lo stand, come avete visto, e ora sto andando in macchina. Aspettate che faccio un sorpasso. In fiera. Come vedete, oh, si vede forse. Oggi siamo Etienne. Siamo a Catania, oggi è una bellissima giornata, ci sono 21 gradi, siamo a ottobre. Chiudo il finestrino. Oddio, ho sbagliato strada. Ma ragazzi, io di prima mattina sono mezzo fuso. Vabbè, tiriamo di qua così ci arriviamo. È la fiera praticamente di Catania, si chiama Beauty and Fitness Show. Veniva fatta prima alle Ciminiere, che è una zona, un centro fieristico, un piccolo centro fieristico a Catania, molto bello perché erano delle vecchie industrie che poi sono state riqualificate negli anni, da un bel progetto urbanistico. Si faceva lì fino a credo 4 anni fa, poi siccome la fiera è diventata più importante, più aziende, più stand, l'ente fieristico ha deciso di spostarsi a Etnapolis e devo dire che è molto più comodo perché ci sono parcheggi, posteggi, c'è il centro commerciale, perciò scusate se devo passare. Perciò è molto più bello anche come organizzazione perché le ragazze possono venire farsi anche un giro al centro commerciale, poi tornare in fiera, perciò è un polo comunque polifunzionale diventato ormai Etnapolis. È comodo da raggiungere in macchina, forse è un po' scomodo da raggiungere per chi viene da fuori, magari si muove con i mezzi perché sono effettivamente autobus che collegano questo centro fieristico con il centro della città. C'è una metropolitana che da Catania arriva fino a Etnapolis, che prima veniva chiamata la Circumetnea, cioè era un trenino che girava un po' come come si chiama? Quella che c'è a Napoli, la Circumvesuviana. Noi abbiamo la Circumetnea perché girava questo trenino nei paesi etnei, poi è stato riqualificato ed è diventato di superficie e interrata, perciò è una metropolitana, diciamo, ibrida, è una metropolitana ibrida. E questo, sono circa le 8:30 del mattino, la fiera dovrebbe aprire alle 9:30, ora io vado a prendere le mie colleghe e poi vi faccio vedere un pochettino lo stand. E adesso vi porto un po' in giro con me alla fiera, vi faccio vedere. Marinaro col sorriso d'Urbans. Poi abbiamo Francesca De Luca col sorriso, meglio che non ve lo dico come il suo sorriso. Faccio vedere i colori nuovi che abbiamo lanciato
abbiamo lanciato il rosso Etienne, è un rosso molto intenso. Poi abbiamo lanciato il Tiffy Grey, un tono di grigio con, non si vede tanto bene, però c'è un pizzico di lilla al suo interno. Poi abbiamo lanciato un nuovo colore Sensual Rose, che è una sorta di rosa molto pastello, un bel rosa freddo. Poi abbiamo lanciato quest'altro che a me piace tantissimo, si chiama Lover Skin. Se ci fate caso è un color beige micro glitterato, molto bello ragazzi. Diciamo che Etienne ha una gamma di colori non indifferenti. Guardate i glitter diamond, sono una cascata di brillantini. Poi, dei prodotti dei Jerry che si sono venduti tanto sono anche questi qua della collezione Magic Star, perché sono dei color gel effetto chrome, un po' come le polveri che per adesso fanno tanto. Perché la mia modella sta col dito più morbida? Mia collega Eugenia che è distrutta. Sì, abbastanza. La mia collega Rosalba che è... Vedi che vai su YouTube per questo video. Sì, no, non devi sentire. Sistemavo come io. Vai su YouTube. Ciao, seguiteci tutti su Salvissimo. Ci abbiamo la Teresa. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ah, Diego. Ciao a tutti. Ah, c'è Diego, non lo dimenticate. Importante. Yeah.